Bentornati e bentornate al Falco Magico. Ancora consigli di lettura per l'estate. Siete pronti? Oggi abbiamo una capra tibetana in giardino. A casa di Edoardo c'è un gran fermento. La mamma ha deciso di risposarsi con Alviero, ma Edoardo non è molto contento. Per fortuna che c'è il bisnonno e con lui hanno un sacco di avventure, fanno un sacco di cose proibite. Un giorno, a mangiare all'ipermercato, trovano un biglietto appeso. C'è un signore che regala una capra tibetana a chi gli darà cura e dedizione. Nonno e Edoardo decidono, la prenderanno loro. Ma la mamma sarà contenta? L'importante è fare tutto di nascosto. Come andrà a finire? Lo scoprirà? Beh, lo saprete se leggerete Una capra tibetana in giardino. Verde, non voglio essere una strega. Verde vuole solo essere normale, ma sua mamma e sua nonna sono streghe, quindi diventerà strega anche lei. Sua mamma Ursula ha deciso così. Verde andrà a scuola dalla nonna Nastabetta e scoprirà che i suoi poteri sono molto più potenti di quanto non pensasse. Nonno Gottfried è in ospedale. Suo nipote, che si chiama Gottfried anche lui, anzi Gottfriedino, decide di farlo scappare perché il suo nonno è come un leone in gabbia. Ce la faranno? Nessun nonno per il generale di Costa Banana, ma un papà. Pablo Fernando è presidente dello staterello Costa Banana e padre di Rosa e Pedro. La loro è un'infanzia veramente strana. Lo scoprirete leggendolo.